sta giocando un'ottima partita, fa la del Troina classe 2002, quindi altro under, dotato di un buon fisico, pallone per il centro. Adesso è la lotta con Sparacello, tutto di fisico, cerca di girarsi il numero 95 della Gelbison, si gira anche Gagliardi! E c'è il gol! 1-0! Quando siamo a 42 minuti sul cronometro, al termine quasi del primo tempo, c'è la Gelbison che passa in vantaggio, Lorenzo. L'avevamo detto, Gelbison, che doveva essere più cinica in zona gol, e così è stato, l'abbiamo chiamato questo gol. Anzi, al fischio finale più eventuale recupero per il secondo tempo. Intanto Faella entra all'interno, anzi è Onda che entra all'interno dell'area. Ancora Onda, poi Faella che viene buttato giù. Calcio di rigore su Faella. Vai, capitano! Uliano contro Faccioli, fischio dell'arbitro. Uliano! E gol! 2-0! 2-0, Lorenzo! Uliano! Ci regala qualcosa! Un sogno! Ci regala il sogno, Uliano! Grande capitano! Con freddezza ha spiazzato il portiere Faccioli! Ma veramente, che grande emozione! Immaginiamo, Rosario, quello che sta succedendo in piazza Vittorio Emanuele! Difficile parlare adesso con Ferrara, pronto a ricominciare. Chiede il pallone adesso ancora Faella, entra all'interno dell'area, il numero 45. La conclusione! Faella! E c'è il gol! E c'è la rete! Viene abbracciato il presidente! Si abbracciano tutti in panchina! Si abbracciano tutti qui sulla tribuna! Ci abbracciamo tutti! Si abbracciamo tutti! Ambro. E c'è il triplo. Siamo in Serie C! Siamo in Serie C! È Serie C! È Serie C! Presidente, allora, la piazza Vittorio Emanuele sta aspettando di condividere con lei questo momento. È un'emozione indescrivibile. Non oso neanche farle una domanda, presidente. È un sogno che si è realizzato. Grazie presidente, non è, la, non è la vittoria mia, direttore, prego. è la vittoria, non è la vittoria mia, è la vittoria di questi splendidi ragazzi, di questo direttore, del nostro allenatore e di tutti i vallesi, i cilentani. Sono loro che hanno vinto. Noi abbiamo dimostrato solo col duro lavoro che il sogno, che un sogno, che i sogni si possono avverare quando si lavora in maniera dura e si ci crede. Sono felice di aver fatto felice tanta gente, specialmente i miei concittadini. Sono felicissimo. L'unica cosa volevo, questa partita, io ho cominciato 3 anni fa con Tony Aloia, che sta giocando una sua partita personale, e con i ragazzi ne abbiamo parlato. Questa vittoria di Troina 3-0 la vogliamo dedicare a Tony. Forza Tony! Dai Tony! Dai Tony! Dai Tony! Direttore, allora vediamo un po', ci avviciniamo a Mister, allora c'è piazza. Direttore, allora, non le dico Mister cosa sta accadendo in piazza Vittorio Emanuele a Vallo, ci arrivano delle immagini spettacolari. Allora, Mister, possiamo dirlo? Credo che adesso dovrei, se non abbiamo sbagliato i conti, siamo in Lega Pro. È una gioia grandissima, la dedichiamo davvero a tutti. Io chiaramente la mia dedica particolare la faccio a mia moglie, ai miei bimbi, ai miei genitori e a tutti i miei familiari davvero. Avremo modo e tempo di commentarla, la dedica l'abbiamo fatta, spettacolari questi ragazzi, spettacolare quello che sta accadendo in piazza, ma spettacolare anche questa nutrita rappresentanza. Ecco, ci hanno seguito i tifosi in lungo e in largo, grazie. Un altro successo, mister. Sì, è veramente una stagione straordinaria, straordinaria. Secondo me non ce ne rendiamo conto ancora di quello che abbiamo fatto. Veramente un grazie a tutti, un grazie immenso a tutti. Il grazie più immenso di tutto è il Presidente. Grazie.
Intanto siamo a 6.7 minuti sul cronometro, Piccarotta e sul pallone. Sentiamo il fischio del campo, la barriera di D'Agostino, Dorogiano e Barbetta. Barbetta prima a finire sul taccuino dei cattivi, qualche istante a su questo calcio di posizione, ma così si può andare a vedere la palla verso il centro, Argenti Sant'Antonio, conclusione dalla distanza, ci arriva la postura, si allunga, ma stava per andare fuori.